Che sta succedendo? Sembra la magia della lente, ma è un potere enorme e percepisco qualcosa di terribile. Sarà un attacco nemico, forse? Ok. Che diavolo sono quei cosi? Oh. Aia. Ce ne sono tantissimi. Sono redivivi? Oh, ma deve essere uno scherzo. Percepisco il potere della lente runica, e non una qualsiasi. Sembra stia invocando i redivivi, che li stia in un certo senso nutrendo. Ti prego, dimmi che quell'esercito non si sta dirigendo verso di noi. No, per favore, no! Cosa facciamo? Scappate, scappate! Scappare. È l'unica cosa che non faremo. Questo villaggio è speciale per me. Sì, ma se vibri non leggo. Io vivo qui. Sono cresciuta qui e non permetterò che un mucchio di maledetti cadaveri profani la mia casa. Merisa. Ha ragione. Non possiamo permettergli di prendere Yarnan. Pagheranno le conseguenze dell'averci sottovalutati. Lotteremo fino al nostro ultimo respiro. Basta. Rifletti un attimo, sarà impossibile respingere un'orda come quella, soprattutto con i nostri numeri. E niente. Ciao, ciao Chaos, buonanotte, un bacio. Quindi che vorresti fare? Vuoi consegnargli il villaggio? Se non lo facciamo, ci uccideranno e se lo prenderanno comunque. Ecco, venite tutti al mio castello allora. Bene, che ci uccidano. Preferisco morire piuttosto che guardare un mucchio di mostri non morti contaminare la mia casa. No. È come buttare via la propria vita. Stiamo parlando della mia casa, Nova. Lo so, ma non c'è casa per cui valga la pena di morire. L'impero ha invaso la mia città e raso al suolo la mia casa, ma siamo riusciti a fuggire ed è per questo che mia zia Marta e gli altri abitanti del villaggio sono ancora vivi. Non abbiamo perso l'unica cosa che conta, l'un l'altro. Ma questa città è importante per me, cavolo! Basta, Marisa, non è da te perdere il controllo così. Ma devo fare qualcosa. Rispetto il tuo amore per questo posto, davvero. Ma abbiamo delle priorità. Prima di tutto venite tu e tutti gli altri, e poi questo posto. Sei la mia famiglia, Marisa. Tutti i guardiani lo sono. E ora vengono tutti da me al castello. Non è un problema perdere la nostra città e le nostre case, perché possiamo ricostruirle. Ma se muori, non potremo farlo. Il mondo ha bisogno dei guardiani e non possiamo buttare via le nostre vite. Eh sì, forse arriverà il momento in cui sarà necessario farlo, ma non è questo il giorno. Concordo, Marisa. Sei molto importante per me, quindi per favore non dire cose così tristi. Va bene. Ho capito. E allora siamo d'accordo. Noi guardiani dobbiamo far uscire tutti da qui. Finché saremo vivi, potremo svolgere il nostro dovere, a prescindere da dove siamo. Con la tua benedizione, Gran Custode? Sì, ma prima dobbiamo cercare di guadagnare tempo per fare in modo che i bambini e tutti gli altri possano fuggire. Questa sì che è una cosa per cui vale la pena rischiare la vita. Guardiani, mettete al sicuro l'entrata del villaggio. Mi sa che abbiamo del lavoro da fare, Marisa. Non possiamo lasciare entrare neanche un redivivo finché non avremo fatto evacuare tutti. Fuori. Combatterai con noi, Nova? C'è bisogno di chiederlo? Bene, e allora andiamo. E tu immagini rispondeva no. E che cazzo me ne frega? E fatti il luto, ci rispondeva. Dobbiamo andare di qua. Marisa, da questa parte, stanno per arrivare. È un sollievo sapere che stai lottando al nostro fianco, Nova. Oh, reclutata anche lei. Ok, ora qua si reclutano tutti, praticamente. Ah, combatti addirittura?
Vento, lunga. Runa del vento, luna dell'esistenza, luna dell'acqua. Sto lottando anch'io al vostro fianco. Sì, ma tu lo fai sempre. Nemico avvistato. Minchia. Marisa, nuova, vuoi andare da quella parte? Ricevuto. Ecco qua. Guarda che belli, guardia cadavere. Ok, io provo a fare una bella strategia di counter. Vediamo se funziona, se ce la facciamo. Allora, non dovremmo avere grossi problemi in realtà, perché dovrei buttarli giù easy. Così concludo anche questa parte ormai e poi posso staccare, sperando che non duri troppo. E hanno un'ottima difesa. Hanno davvero un'ottima difesa. Niente, niente counter. Qua vediamo counter. Yes. Oddio, in realtà dovremmo riuscire a buttarli giù ora. Perché quello ha HP gialli, quindi non dovrebbe avere tanti HP. E infatti dovremmo riuscire a buttarlo giù. Ok. Brava. Nuova runa sbloccata per Nova. Sono nostri. Eccone altri. Pronti per voi. Almeno abbiamo un attimo per prendere No, lasciamo perdere. Ne arrivano altri. Lascia che vengano. E ora sono di più, infatti. Perché giustamente. Oddio, c'è una Pubi aiuto. Pubi infuriato affronta i nemici infliggendo danni moderati da lancio. Costo 4 SP. Minchia, un botto. Allora, qui invece noi difendi e rispondi. No, qui facciamo combo eroi. Qui invece facciamo una bella attacco a tutti. Danni pesanti e oscurità a tutti i nemici. Vabbè, però loro sono... Oddio. Danni oscurità, non so se... Loro probabilmente subiranno meno danni. E ovviamente essendo redivivi. Ah, eppure, minchia. Buono. Abbiamo tolto i maghi. Oh, fede. Niente counter. Certo, con lei ho fatto l'attacco acqua, è un po' uno spreco così. Però vabbè. Buona, bella esperienza. Bello. Che stanno crescendo i miei bimbi. Oh. Non finiscono più. Dobbiamo ritirarci. Li fermeremo quando saranno dentro al villaggio. Marisa, nuova, Nil, non restate indietro, neanche tu. Alue, sono stato promosso. Almeno adesso fanno il mio nome. Che gioia. E allora aspetta, intanto curiamo. Perché lei almeno adesso la possiamo curare. Ok. Tratteniamoli qui finché non saranno fuggiti tutti. Concordo.
Pesante questa parte, eh? Molto... Vabbè, questi fanno attacchi magici, quindi inutile difendersi. Cioè, qua devi avere comunque una buona squadra, perché devi fare tanti combattimenti di fila. Non hanno tanti HP, però sono tanti combattimenti di fila, quindi bisogna fare attenzione. Madonna, 227. Buono. Tra l'altro spreco praticamente zero di MP, perché proprio spreco, zero spreco. Questa sensazione sarà quella che chiamano esasperazione. Praticamente sì. Adesso credo di riuscire a comprendere meglio i vostri stati emotivi. A che livello è la tua esasperazione? È molto alto. Ma è davvero il momento giusto per questa conversazione? Beh, effettivamente non ha tutti i torti. Gruppo ancora più pesante. Ok, i maghi non sono un problema in realtà. I maghi hanno pochi HP. E questo con l'armatura che... Ah, stordito, godo. È lui quello più fastidioso. Olè. Peccato che è rimasto quello. Segno del sacrificio, minchia. Vabbè, qui possiamo fare tutto attacco. Tanto è praticamente morto già, quindi... Off. Esploso proprio. Bene, aumento di livello. Minchia, 351 di forza fisica. Madonna, una bestia. Bene, arretriamo un altro po'. Ricordate, dobbiamo solo guadagnare tempo qui. Devo curare qualcuno? No. Ok. Ok, proviamo a guadagnare un po' di tempo da questa posizione. Ho tanti bellissimi ricordi qui. Adesso guardate. Marisa, questa è casa mia, la mia casa. Per ora dobbiamo andare via. Ma un giorno torneremo e rivendicheremo tutto. Hai ragione, lo faremo. Dobbiamo farlo. Ok, altro setup abbastanza easy. Ok, cerchiamo di fare fuori subito le streghe cadavere, che quelle sono quelle più fastidiose. Poi diciamo che i nemici quelli là... Ok, non fanno neanche tanti danni, effettivamente. Però se attaccate sempre lo stesso e lei non countera... cala. No, a lui lo dobbiamo fare rivivere necessariamente. Bello. Così almeno prende esperienza. Deve prendere esperienza lui, dato che sarà uno probabilmente dei membri finali. Ecco qua. Guardiani. Solo sentire il nome mi irrita. Ma non hanno la forza di un tempo. Forza, miei cadaveri, portatemi questa terra. È lui la causa di tutto ciò? Lo farò fuori.
Vacci piano, Marisa. Abbiamo deciso di non sprecare le nostre vite, ricordi? Dobbiamo mantenere la calma, analizzare la situazione e agire nel modo migliore. È così che fanno i guardiani. Ti coprirò le spalle, Marisa, ma non cacciarti inutilmente in situazioni pericolose. Hai anche me nuova, ricordalo. Minchia, super mega party questo. Na 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 na. Super mega party hard. Qui mi sa che devo fare. Qui tocca fare questo. Peccato non shottare le cose, le maghie. Shottati? No, minchia. Niente, quella non fa la guardia. Vabbè, qui possiamo attaccare normalmente. Perfetto. Ok, penso che questo è stato l'ultimo. Ok, dobbiamo ritirarci tutti, proprio tutti. Va bene, perché giustamente era il gruppo quello più numeroso, quindi era stato fatto apposta. Questo non è un addio, Marisa. Torneremo in questo villaggio un giorno. Dopotutto è anche a casa mia. Ah, devo ritornare lì? Forse gli offriranno asilo fino... Finalmente ce l'abbiamo fatta. Chi ha lasciato il villaggio prima di noi dovrebbe già essere qui. Noah, Marisa, Maxim? Ho saputo che il vostro villaggio è stato invaso e mi rattrista immensamente non essere stato lì ad aiutarvi. Tutti gli sfollati sono stati portati al castello. Grazie. Non mi merito tale gratitudine. Mi avete aiutato a salvare la mia gente, ma non ho potuto aiutare la vostra. Non è colpa tua, Maxim. Che succede qui? La contessa Periel è arrivata insieme all'esercito di Euchiris. Minchia, siamo pronti allora. Vuole che tu e Marisa la incontriate al castello. Ho capito. Grazie. Ok, e questa parte la faremo domani. Se ovviamente non è scriptata. No, ok, non è scriptata. Perfetto. Così io mi posso impegnare un pochettino nei reclutamenti, nel fare qualche cosa di secondario. Girare un po' la mappa, possibilmente. E fare tutto quello che posso fare, diciamo, di secondario. Quindi mi posso godere un po' di side quest. Ok, va bene, se il pad mi permette di... Ok, ci siamo.